Ciao a tutti ragazzi, siamo qua in un nuovo video. Oggi siamo alla pista di Barbania, una pista non molto conosciuta, ma per allenarsi va più che bene. Una pista piccolina, non ci sono grandi salti né grandi curve, e diciamo molto fai da te casereccia. È stata una giornata però molto proficua, nonostante una grossa caduta che vedrete successivamente nel video. Temperatura perfetta, infatti si girava a lungo tempo senza avere caldo, affaticarsi molto molto spesso. E vi lascio il video, mi raccomando iscrivetevi, questa volta lo dico con gentilezza, se no vi sparo. Ciao. Ok, si entra in pista a Barbania appunto da questa curva. Primo salto normale, non c'è nessun salto enorme, gobbetta per poi un tornante a sinistra e nuovamente un rettilineo. Qua sono tutte curve tipo supercross con le sponde, infatti i canali non se ne creano. Appunto tornante a destra, piccolo saltino, per poi una curva a sinistra che finisce in un rettilineo. Quasi tutta la pista si fa in terza. Tornante a sinistra, qua c'è una curva a destra dove prima do un colpetto di freno dietro, almeno giro meglio la moto. Un'altra gobbetta che si può o copiare o fare un salto. Due curve a sinistra che se ne fa in una unica sola, nuovamente un tornante a sinistra per sponda, ovviamente penultima curva a destra, qua curva a destra, anche qua colpetto di freno posteriore per girare meglio, rettilineo, penultimo salto. Poi si chiude il giro e niente, questa è Barbania MX. Qua ero appena uscito, ma ho visto questi tre ragazzi che sono rientrati e ho detto va bene, rientro anch'io, almeno mi incarello un po'. Quello col CRF mi ha lavato. Vedo un cazzo.
Spaccata la leva. Spaccato qua. Marca miseria. Vabbè, dai. Sì, è stato un bel volo, infatti come si vede anche dal video la moto mi ha sbalzato molto molto in avanti. Danni alla moto sono stati appunto la leva rotta e il manubrio un po' piegato, ma riaggiustando i riser si è raddrizzato tutto. Per quanto riguarda me, il mio corpicino, mi sono fatto male al fondo schiena dove mi sono grattato, ustionato, una botta al gomito dove è stato gonfio per un po' di giorni, e quella che mi ha fatto più male appunto è stata la botta al collo, perché come si vede ho sbattuto violentemente a terra e non riuscivo a girare bene il collo nei 2 giorni seguenti. Ma niente, si continua ad andare in moto nonostante queste cadute. E ci si rivede al prossimo video. Ciao!